Buonasera a tutti gli spettatori del replay. Avevo fatto una diretta qualche tempo fa, ma ho visto che c'era già Chiara Beretta Mazzotta in diretta con il suo quotidiano, ormai bicotidiano, live sull'editoria, e a questo punto ho pensato che fosse meglio non sovrapporsi, perché alcune persone che seguono me seguono anche Chiara e viceversa. Evitiamo conflitti e buffo come anche su Periscope. Stiamo arrivando un po' a dover creare dei palinsesti, perché alla fine scopri che le persone che trasmettono cose interessanti a volte lo fanno nello stesso momento, fa parte del gioco. I replay esistono anche per questo. Comunque, adesso recupero la diretta. Ciao, ciao Raffaella, la diretta di Chiara in replay. E intanto invece raccontiamo cosa c'è su Rai Movie, cosa che vedete già dalla pagina Facebook del canale, creata appunto da Nemo Ravi, che è la persona che dietro le quinte, col nome Alice Meraviglia, trasforma ogni giorno la pagina di Facebook in qualcosa che resta vivo e attivo e vegeto. Allora, Papillon, il film di prima serata è questa. Prima volevo però salutare un nuovo follower, Antonio Viani, che si è aggiunto oggi. Mara, che si rivede dopo tanto tempo. Ho gli occhiali perché me li sono preparati perché volevo leggere poi una recensione di Kezic di Papillon, però per il momento non mi sono necessari, quindi semmai li inforcherò più tardi. Papillon è un filmone. È un filmone che abbiamo trasmesso una sola volta nel 2013, tipo a pochissimo tempo prima che ne scadessero i diritti. Sapete che i diritti su un canale come Rai Movie, ma su tutti i canali, i diritti dei film vengono acquistati con una scadenza, non determinata durata, dopodiché vanno rinnovati o non rinnovati. Questo era sicuramente un film da rinnovare, ma ci è voluto un po' di tempo, è stato acquistato da poco e siamo contentissimi di rispararcelo questa sera, perché appunto è un filmone che ha una storia interessante alle spalle, è tratto da un bestseller abbastanza importante di tale Henri Charrière, che raccontava la sua esperienza di carcerato e di evaso. Con qualche libertà, in realtà, è venuto fuori dopo che in realtà non era stato carcerato forse nell'Isola del Diavolo, come veniva raccontato nel suo libro Papillon, appunto bestseller. Però, insomma, un po' di avventure le aveva vissute. Il libro era diventato un bestseller e diverse persone sono state interessate a farlo. Si era parlato a un certo punto di Roman Polanski. A un certo punto lo doveva fare Richard Brooks e lì i protagonisti sarebbero stati Alain Delon e Jean-Paul Belmondo, e chissà che razza di film ne sarebbe venuto fuori. Alla fine lo fece Franklin Schaffner, che è un nome forse non ricordato da moltissimi al giorno d'oggi, ma che ha legato appunto il suo nome a alcuni film per l'epoca importanti. Il più importante forse è l'originale Pianeta delle Scimmie, il primo capostipite di una poi lunga serie, poi rinnovata, ributtata, come si dice adesso in tempi recenti. Buonasera Domenico, ciao a tutti. Oh, stasera siamo pochini, siamo sei, possiamo andare avanti tranquillissimi. Ciao Dalia, grazie a Dalia che prima, mentre tentavo una diretta un po' acrobatica sul Lungotevere pedalando, mi ha avvertito che sull'altro canale c'era Chiara che stava facendo la sua diretta e quindi mi ha indotto a venire a casa più tranquillamente per fare una diretta più comoda. Su questa diretta più comoda, fra l'altro, ho anche una musichetta pronta che vi faccio partire. La colonna sonora di Papillon, infatti, era di tale Jerry Goldsmith, che è morto qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, ma che è stato uno dei grandissimi compositori di colonne sonore del cinema americano. E fra le altre cose, proprio con Franklin Schaffner aveva fatto la colonna sonora abbastanza rivoluzionaria per il Pianeta delle Scimmie. Era una musica molto poco orecchiabile, molto dissonante ai limiti dell'effetto sonoro, molto originale. Quella del film di stasera è più tranquilla, più normale, più, se vogliamo, romantica. Ve la faccio sentire, se riesco a far partire il video. Da YouTube e che qualcuno ha postato sulla nostra pagina Facebook. Vediamo un po' se parte. Sì, ciao, qua si aspetto che parta. Ah, ce la stiamo facendo, ce la stiamo facendo. Va bene. Oh, e dai, su. Vabbè, mentre YouTube sta in rotellina, sti cavoli, andiamo avanti a parlare di Franklin Schaffner. Franklin Schaffner aveva anche vinto un Oscar come miglior regista con il film Patton il generale d'acciaio, un film che ebbe un sacco di candidature e vinse comunque 3 Oscar, un film interpretato da George C. Scott, biografico, robusto, che non abbiamo mai trasmesso e che speriamo prossimamente di far vedere. Ha diretto I ragazzi venuti dal Brasile, che era un thriller sulla ricerca del criminale nazista Mengele, interpretato da un improbabilissimo Gregory Peck. Ciao Alberto,
Ed era un film abbastanza tirato via, tutto sommato, però comunque abbastanza divertente. Tratto da un romanzo di Ira Levin, che era stato l'autore di Rosemary's Baby, ed è stato appunto il regista alla fine quello che è riuscito a ottenere il compito di portarsi a casa il film Papillon, che è stato un film abbastanza complicato da portare a casa, sia perché c'era un protagonista abbastanza ingombrante, Steve McQueen. Che era praticamente alla fine, oddio, non era la fine della sua carriera perché ha continuato a fare film fino alla sua morte, però diciamo che stava, ecco, che comincia finalmente la musica di Papillon. Eccola. Un po' tipo ballata. Steve McQueen era un personaggio abbastanza difficile, abbastanza comandino, per dirla facilmente. Io ho scritto un po' di anni fa un libro su John Sturges, che è stato il regista di alcuni dei suoi primi film importanti, l'ha diretto nei Magnifici 7 e nella Grande Fuga, e che è stato poi un po' scaricato quando Steve McQueen, ormai diventato una star, ha cominciato a preferire di mettersi in mano a registi di cui potesse un po' controllare, l'operato. Per cui era una star, era un clientino difficile e diciamo che non ha reso la vita facilissima al suo coprotagonista Dustin Hoffman, che era invece in fase decisamente di ascesa. Ci furono intanto i primi scazzi per le differenze di cachet, perché Steve McQueen era una star che ti apriva un film e quindi si beccò tipo 2 milioni di dollari. Considerate il budget del film, fu sui 13 milioni di dollari, quindi immaginate che percentuale di budget andava al protagonista. Dustin Hoffman credo che beccò 1.250.000 dollari, c'è una differenza di 700, di tre quarti di milioni di dollari nel cachet, per cui Dustin Hoffman non era molto contento. Pare che sul set si siano tutti comportati in modo molto professionale, tutto sommato, però gli scazzi ci sono stati. Una volta Dustin Hoffman ha fatto venire sul set alcuni suoi amici e Steve McQueen li ha fatti calciare tutti via calci in culo. Insomma, ci sono stati un po' di momenti difficili e nel frattempo anche la produzione è stata rallentata da un altro elemento, diciamo così, legato a dove il film è stato prodotto, perché il film è stato girato in Giamaica e in Giamaica tutta la troupe aveva accesso a, diciamo così, materiali ricreativi di altissima qualità e soprattutto a bassissimo costo e senza grossi problemi legali. Sto parlando di marijuana, per cui cannoni come se piovesse, e i cannoni erano proprio il minimo, perché poi non era soltanto farsi le canne, cioè con la marijuana ci facevano le tisane, se la bevevano, la impastavano, per cui stavano sempre tutti abbastanza sballatelli. Lo stesso Franklin Schaffner per la troppa marijuana a un certo punto si sentì male, per cui il film ebbe un giorno di ritardo a un certo punto di ripresa, perché lui non era in grado di dirigere il film. E poi è stato un film con diversi problemi di produzione, perché quelli che avevano messo i soldi, i finanziatori, a un certo punto li hanno finiti. E quando finiscono i soldi, i primi che rimangono coi piedi a mollo sono le maestranze, però che sono quelli che il film lo fanno, per cui smettono, è chiaro, cioè al momento non è che Steve McQueen riceve i soldi via via che lavora, no? Lì sono questioni molto al di sopra del quotidiano, ma invece chi doveva tirare la macchina, costruire le scenografie e via dicendo, insomma, lì ricevono la paga a fine settimana. E insomma, al momento in cui ci si rese conto che la troupe rischiava di ammutinarsi, Steve McQueen, che comunque era in qualche modo in quanto star del film, ma tra i principali fautori della produzione, buonasera, buonasera signora Carmela De Sant, benvenuta, si mise di traverso e disse: ragazzi, io non giro più una scena fino a quando non sono arrivati i soldi e non sono state pagate tutte le maestranze. Per cui ecco un caso in cui la star rompipalle, Steve McQueen, eccetera, invece di creare problemi, consentì la ripresa della lavorazione, perché a quel punto ovviamente i soldi furono trovati e ricominciarono ad affluire insomma, nelle tasche di chi stava effettivamente facendo il film. Mi ero scritto un po' di altre cose. Dunque, Henri Charrière, che è l'autore di Papillon, ed è il protagonista, perché Papillon racconta la sua fuga, appunto, immaginaria dall'isola del diavolo, era esploso con questo libro di grande successo, parzialmente inventato, ma in gran parte autobiografico. Poi aveva anche
tentato, sì, infatti, vabbè, più visitatori di Rai 3, dai, no, siamo 8 persone, Rai 3, tra l'altro ieri sera è andata particolarmente bene con chi l'ha visto, per cui in realtà avevano un pochino di spettatori in più, ma diciamo che quelli di questi Periscope sono molto attenti, sono molto più interattivi e quindi, insomma, per me personalmente valgono infinitamente di più, quindi grazie a tutti quelli che stanno seguendo, grazie a tutti quelli che, come sempre avviene, condividono con i loro follower queste dirette, anche perché poi se non le vedono in diretta possono recuperarle poi nel replay per le prossime 24 ore. Erich Charrière fece un secondo libro che si chiamava Banco, che ha avuto minor successo e che raccontava le sue avventure successive a quelle raccontate dentro Papillon. Il libro era quasi altrettanto interessante del primo, ma non così avvincente, la cosa era un po' meno avventurosa. E raccontava anche, ma molto brevemente perché fu un flop, una sua breve esperienza di produttore cinematografico, produttore e autore cinematografico, perché è protagonista. Perché dopo il successo letterario, editoriale di Papillon, gli punse vaghezza: va, guarda, se vuoi farlo, Carmela, male non fa, qualsiasi condivisione è gradita. Altrimenti, insomma, come desideri, puoi fare quello che ti pare. Il bello di Periscope è questo. Fece un film Henri Charrière come coprotagonista e come protagonista si scelse un tipino non da poco, Claudia Cardinale. Il film si chiama Fuori il malloppo, titolo internazionale, titolo francese perché è una produzione francese, Popsy Pop. Mi pare che in inglese avesse un titolo del tipo Ammazza Carmela, veramente hai raddoppiato, hai triplicato le persone, grazie, no? Hai fatto un ottimo lavoro. Allora, a tutti quelli che si sono uniti adesso, grazie all'invito di Carmela, benvenuti nella quotidiana diretta che faccio ogni giorno per raccontare i film. Oh, santa pace, gatto, no, mi stai distraendo, dai, sto cercando di parlare dei film di oggi. Io lavoro a un canale che si chiama Rai Movie, canale 24 del digitale terrestre. Beh, ammazza Carmela, veramente hai spaccato tutto, no? Grazie veramente. Mamma mia, altre persone che mi seguono, che bello. Canale 24 del digitale terrestre, canale 14 di TVSAT, canale 5024 su MySky, facciamo film 24 ore su 24 e tutti i giorni io qua faccio una piccola diretta o due qualche volta per raccontare e cercare di invogliarvi a collegarvi con il nostro canale. E adesso stiamo parlando di Periscope. Allora, Carmela, veramente lietissimo di conoscerti. Anzi, vediamo se riesco a seguirti anch'io in diretta. Visualizza profilo. Segui, ecco qua, 7611 follower, eccomi qua giù. Fantastico, bene. Alla fine si cerca sempre di trovare le persone che meritano più di essere followate per poi vedere le loro dirette. Io qua, scusatemi, c'ho questo gatto che fa l'equilibrista perché crede che sia ora di cena, ma amico, abbiamo ancora da finire di parlare di Periscope e poi degli altri due film successivi, per cui lasciami un attimo tranquillo, se vuoi ti puoi sedere. Torniamo a Papillon, io qua vedo gatti, invece dovrei parlare di farfalle. Il film è stato girato in sequenza, che non è una cosa scontata. Normalmente i film vengono scomposti in sceneggiatura, si radunano tutte le scene che si svolgono in ciascun set con ciascun gruppo di attori per ottimizzare la produzione. Invece in questo caso si ottenne di girarlo in sequenza, cioè prima le prime scene che vedete nel film e via via poi le seconde, terze, quarte e via via fino alla fine. Quindi si chiama girare in sequenza. Capita di rado, consente agli attori di costruire il personaggio in maniera più graduale, in maniera più teatrale se vogliamo, anche se comunque un film è fatto di frammenti, però è un privilegio che non tutti si possono permettere. In questo caso non so se sia stata una scelta di Franklin Schaffner o più probabilmente una scelta del divo Steve McQueen, questo è stato il modo in cui il film è stato girato. Ed è stato montato anche abbastanza in fretta perché, come una volta non succedeva spesso, oggi succede di più, Guerre Stellari è uscito quasi in tutto il mondo nello stesso giorno. Guarda Carmela, su Twitter, chiocciolina Alberto Farina, mi trovi e lì possiamo mandarci tutti i messaggi privati che vuoi, così mi racconti tutto. Il film uscì a New York, Parigi e Tokyo nello stesso giorno, era un'operazione molto importante e per l'appunto vi volevo leggiucchiare velocemente la recensione di Tullio Kezic dell'epoca, quindi sporco gli occhiali e dal Mille Film che raccoglie le recensioni che Kezic scriveva per Panorama, vi leggo cosa ne ha scritto allora. Waio! Il mitico Waio, il pupazzo più gentile e più allegro del Periscope italiano. Allora, vi leggo cosa ne diceva Tullio Kezic nel 74. Kezic non era entusiasta
entusiasta, anche se sicuramente non era un critico snob, però insomma aveva i suoi gusti e Papillon non l'aveva entusiasmato. Ecco la recensione. È possibile fare un bel film da 13 milioni di dollari? Tanto costa la versione cinematografica di Papillon, circa 8 miliardi di lire. Quando un regista cavalca un budget simile, deve pensare soprattutto a come far rientrare i soldi. Niente novità, quindi, e niente esperimenti. Il pubblico deve essere rassicurato da una confezione impeccabile e prevedibile. Deve cioè trovare nel film proprio ciò che si aspetta. Attori famosi, sfondi e scenografie imponenti, fotografia tirata lucido e musica, come l'avete sentita prima, a piena orchestra. In una dimensione più intima, il romanzo di Henri Charrière Mondadori, uno dei grandi bestseller degli ultimi 10 anni, avrebbe conservato meglio il suo bizzarro sapore. Si tratta, come noto, dell'autobiografia di un ex forzato della Guyana, soprannominato Papillon per un tatuaggio a forma di farfalla sul petto. A controbilanciare la dubbia verosimiglianza di molte delle avventure riferite, c'è nel libro un sincero anelito di libertà. Per gli anni che rievoca e per il gusto del racconto, Papillon si rifà alla letteratura francese populista fra le due guerre e al cinema che ne derivò. Siamo delle parti di La Bandera, che qualche volta trasmettiamo su Rai Movie, e di Il bandito della Kasbah di Pierre-Marc Orlan e del giovane Jean Gabin. Grinta dura, coltello facile, fibra a prova di aguzzino, Papillon sopravvive ai maltrattamenti del bagno penale e all'odissea di fughe eternamente ripetute. Tutto questo ha qualche spontaneità sulla pagina, ma diventa maniera sullo schermo. Franklin J. Schaffner si comporta come un regista della vecchia ondata nella narrazione un tantino tediosa della vicenda, salvo poi ispirarsi ora ai western italiani per le frequenti scene di sangue, ora ai film cecoslovacchi per certe sequenze di sogni veramente brutte. Questo è quello che scrisse Kezic, che io adoro. Non sono sempre d'accordo. A me questo film perfetto, guaio, d'accordo, ci scriviamo dopo. Su Twitter mi trovi sicuramente o su Facebook, oppure il mio indirizzo è sindaco@gmail.com ed è una lunga storia perché l'indirizzo sia sindaco, però lì mi trovate, il mio indirizzo privato e mi beccate senz'altro. A me il film piace, mi ha divertito, ho letto il libro, ho letto il seguito Banco, mi ci portò mio nonno a vedere Papillon al cinema, e per me fu uno dei primi film, diciamo, da grande, per cui, vabbè, insomma, ci sono affezionato anche per questo, ma veramente è un filmone di quelli belli spettacolari, 2 ore e mezza di durata, tante avventure, tanti esterni. Chi è candidato PD? No, 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 io giammai, no, non credo proprio. Nessuno mi ha mai chiesto di candidarmi per nulla. E quindi vabbè, questa è la prima serata ed è una prima serata lunga perché essendo un film lungo, poi con un pochino di pubblicità che mettiamo andiamo a finire abbastanza tardi. Il film è di seconda serata. Oggi l'ho pronunciato male e Leonardo, il mio collega in ufficio, mi ha preso abbastanza per il culo perché ci picchiamo di pronunciare abbastanza bene l'inglese. Allora adesso mi sono preparato meglio, ci provo. The Womb, scritto Womb. Che è come l'ho pronunciato questa mattina in maniera abbastanza goffa. Womb vuol dire il grembo sostanzialmente. L'abbiamo rititolato perché non lo sapevo neanche pronunciare, ma insomma, diciamo, non era facilmente comprensibile al pubblico italiano. Il grembo di Rebecca, che è il nome della protagonista. E intanto diciamo chi è la protagonista. Si chiama Eva Green ed è un'attrice inglese molto attraente, abbastanza esplosa con The Dreamers di Bertolucci, ma poi insomma apparsa in, che ne so, Sin City 2, in Dark Shadows, nel primo 007 con Daniel Craig e una marea di altri film che sono una lista troppo lunga per elencarli. Comunque, occhi meravigliosi, aspetto molto conturbante, qui in un film che è conturbante di per sé. È diretto da un regista ungherese che si chiama Benedek Flieghauf, e qui Leo sicuramente non mi può dire se lo pronuncio bene o male perché nessuno dei due conosce l'ungherese, un regista che ha fatto un sacco di film sperimentali abbastanza anche in decifrabili. Questo è il suo film più tradizionale, ma non è un film tradizionale per niente. Tanto per cominciare, è una storia abbastanza bizzarra. Allora, sostanzialmente è una storia che parte dall'idea del mito dell'Edipo, Edipo che, come si sa, insomma, andò a letto con la madre, un mito greco, ma anche mito freudiano. Freud sostiene che qualsiasi figlio in qualche modo sogni sempre di andare a letto con la madre. In questo film ciò accade in una maniera molto strana. Accade in una maniera fantascientifica, direi, perché il meccanismo è questo. Rebecca, sposata con un uomo che ama tantissimo, rimane vedova quando quest'uomo muore prematuramente in un incidente. E però lei è incinta. No, non è incinta, non è incinta. Diventa incinta facendosi fecondare con un clone, con una cellula del marito scomparso. Per cui diventa madre
di qualcuno che però è una copia dell'uomo che lei aveva amato e che quindi all'inizio è suo figlio, ma via via che comincia a crescere, a svilupparsi, a superare l'adolescenza, comincia a diventare identico in maniera molto sinistra appunto all'uomo che non c'è più. E allora è l'uomo che non c'è più o è una persona diversa? È il figlio o è il compagno che è tornato dal tempo? Su questo dubbio si avvita il meccanismo del film, che viene raccontato però non in chiave di fantascienza, è una fantascienza molto rarefatta, molto elegante, visivamente piena di spazi aperti, di una fotografia bellissima. Non è proprio un film travolgente, ecco, non è di quelli ritmi, 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 ecco. C'è chi dice, per dire che un film non gli piace, è lento. Questo non è un film che non piace, ma è lento, è sicuramente molto lento. Quindi se non amate i film lenti, non vedetelo. Se siete curiosi di vedere dei film che trattano la fantascienza in maniera un po' meno banale dei film di grandi effetti speciali, che usano la fantascienza per andare a indagare la psicologia dei personaggi e la... Così, veramente, i movimenti psicologici che tutti abbiamo dentro. Allora, The Womb, il grembo di Rebecca, stasera in seconda serata. In realtà è quasi una terza perché Papillon è lungo, è il film per voi. Infine, terza serata, quindi ormai parliamo quasi delle 2 di notte, ma magari lo potete registrare, il canale Albcle e Rai Movie, canale 24 del digitale terrestre, canale 14 di TVSat, canale 5024 su MySky. Canale Rai che fa film dalla mattina alla sera, 24 ore su 24, ne facciamo tra i 13 e i 14 al giorno a seconda della durata. In questo momento dovrebbe star cominciando, sono le 18:50. No, adesso c'è Una carriera a tutti i costi, che è una commedia con John C. Reilly. Grazie, mi sforzo di esserlo, in realtà con la mia verbosità sono fin troppo esaustivo, per cui alla fine scapperete tutti. Dopo il film che c'è adesso, c'è Le avventure di Pinocchio, alle 18:50, il film diretto da Comencini, l'edizione cinematografica breve del capolavoro di Collodi, che era stato realizzato come originale televisivo in 5 puntate, durava tra le 5 e le 6 ore. Quello di stasera dura poco più di 2 ore. Se avete un bambino a casa, alle 18:50 mettetelo davanti a Rai Movie e non ve ne pentirete. C'è Nino Manfredi che fa Geppetto, c'è Gina Lollobrigida che fa la fata turchina. Io mi occupo del palinsesto insieme, ma cerco di parlare molto veloce così infilo più informazioni, Brooklyn. Io mi occupo del palinsesto, il che vuol dire che con un collega selezioniamo i film a nostra disposizione, cerchiamo di collocarli nelle fasce orarie in cui è più probabile che incontrino il loro pubblico e cerchiamo quando possibile di selezionare film nuovi, nuovi nel senso che non li avevamo prima, non che siano appena realizzati, Papillon è un film del 73, ma che pensiamo possano incontrare i gusti del pubblico. Per il momento, in questo periodo, ci riusciamo abbastanza bene, insomma, siamo molto contenti, il canale cresce costantemente da un po' di anni, e insomma, non c'è bisogno di abbonamenti per vedere film, Rai Movie ve ne porta 14 al giorno in casa. Tra l'altro le riporta anche in doppio audio, vabbè, questo in realtà lo fanno in tanti, però se volete vedere Papillon o anche The Womb in seconda serata in versione originale, giocate col tasto audio del vostro telecomando e ve li potete vedere in inglese, perché questi erano film girati in lingua inglese. In terza serata, dopo Womb, il grembo di Rebecca con Eva Green, che torno a raccomandarvi, c'è un altro film europeo, ma devo parlare veloce perché sennò già così durano 40 minuti queste dirette. Se non parlo veloce, davvero andrei avanti 2 ore e a quel punto vi siete persi un film. Devi andare, guarda, ti faccio vedere sul mio telecomando. Non è detto che il tuo televisore sia come il mio, però ti faccio vedere come funziona col mio. Immagino che c'è l'alternativa. Allora, c'è questo tasto, vediamo, cambiamo inquadratura. C'è questo tasto qui. Che ti faccio vedere se riesco a inquadrarlo, eccolo. Questo è il telecomando di Umbravia. Cliccando su audio, quando il televisore è acceso, si passa automaticamente dal canale audio di default al canale audio alternativo. E quindi se, come in questo caso, c'è la colonna sonora originale, sì, è la mia casa, Brooklyn, e questi sono i miei gatti. Se c'è il doppio audio, vai automaticamente sull'inglese, te lo puoi godere nella versione originale. Terza serata, alle 2:25, quindi ormai è abbastanza tardi, ma magari lo volete registrare, c'è un film che si chiama Baby Call. Baby Call è un thriller europeo su una donna che è stata vittima di un marito violento. È riuscita a farsi assegnare, no, ahi no, i sottotitoli non ci sono ancora, siamo ancora un canale piccolo e già facciamo molta fatica a mettere, siamo stati i primi in Rai a farlo, il doppio audio. Speriamo prima o poi di riuscire a metterli, ma per il momento o è italiano o è in versione originale, ma bisogna sapere l'inglese.
Grazie Nemoravi, ecco, se andate su cos'è, blog.raimovie.it mi sembra, no Nemoravi? C'è un articolo che racconta, sì, assolutamente sì, ma magari dammi del tu Carmela, cioè qua su Periscope se ci diamo pure del lei finisce che ci diamo del voi. Quindi buona serata, grazie di aver invitato tutti i tuoi amici e ci sentiamo presto. Baby Call, trovate tutte le indicazioni scritte nell'articolo di Alice, su raimovie.blog, sì, vabbè, blog.raimovie.rai.it o anche sulla pagina Facebook del canale che è facebook.com/raimovie. Baby Call è un thriller, dicevo, su una donna vittima di un uomo violento, si è fatta assegnare il bambino, ma è stata talmente scioccata dalle violenze che ha subito che non riesce più a stare tranquilla se non c'è il baby call acceso. Il baby call, come sa chiunque abbia o dei figli o dei nipotini, è quella radiolina che si mette nella stanza del bambino per sentire se il bambino piange, se il bambino tossisce, se il bambino fa qualcosa del genere. Facciamo qualche volta anche gli horror, ne facciamo uno proprio dopo baby call. Intanto ti dico l'orario, poi ne parliamo dopo, alle 3:55, cioè Jeepers Creepers 2. Baby call, allora questa donna dal baby call comincia a sentire delle strane cose e non si capisce se le cose che sente siano qualcosa di orribile reale o qualcosa di orribile che lei immagina in seguito agli shock a cui è stata sottoposta. Quindi è un thriller psicologico che però affronta anche il problema del, non dico del femminicidio, ma comunque dell'abuso che spesso, di cui spesso le donne sono vittime quando si trovano intrappolate in matrimonio o in rapporti problematici da cui non riescono facilmente a liberarsi. Questo è Baby Call alle 2:25 e Jeepers Creepers, il canto del diavolo 2 alle 3:55. Ancora due parole su Baby Call, è un film di un regista svedese che si chiama Paul Sleton, ma soprattutto ha come protagonista Noomi Rapace, che è stata la protagonista, è stata Lisbeth Salander nell'edizione svedese dei tre bestseller di Stieg Larsson, Millennium, Uomini che odiano le donne, la ragazza, si chiamava, ragazzi, boh, mi ricordo neanche quelle foto, poi ci sono i titoli americani. Comunque, ecco, ieri sera noi abbiamo fatto Millennium, che era il remake americano del primo libro. Noomi Rapace era stata Lisbeth Salander nella trilogia svedese, e con quella ha trovato una popolarità internazionale che l'ha portata anche a fare parecchi film a Hollywood, tra cui ha lavorato pure con Ridley Scott. Dopodiché, il film di Ah no, ecco, no, la cosa che dovevo dire è che se volete sentire Noomi Rapace che parla di questo film, io l'avevo intervistata al Festival di Roma per Rai Movie nel 2011, mi sembra. Se andate sul mio account Twitter, che è chiocciolina Alberto Farina, uno degli ultimi tweet che ho spedito era un link all'intervista. Avevo intervistato la regista, il protagonista del film che si chiama Christopher Joner e che tra l'altro potete vedere adesso nelle sale nel film The Revenant con DiCaprio, e avevo intervistato anche il regista Paul Sleton. Quindi se il film vi incuriosisce, volete saperne di più dalla viva voce dei protagonisti o dell'autore, sul mio Twitter trovate tutti i link alle interviste originali di Rai Movie. E questo è quanto, non credo di avere altro da dire per la vostra gioia. No, cavoli, ho una cosa da dire importante, che mi ero preparato, che non ho detto, che avevo anche promesso di dirlo, sulla pagina Facebook del canale, lo testimonio facendola vedere così vi faccio vedere la pagina Facebook del canale, facebook.com RaiMovie. Qualcuno diceva, mi raccomando Alberto, perché non segnali il fatto che Papillon è scritto da Dalton Trumbo? E allora io ho rilanciato dicendo Dalton Trumbo appare nel film in un piccolo ruolo, fa il direttore della prigione, lo vedete qua. Qualcuno dirà chi cazzo bubbolo è sto Dalton Trumbo? Dalton Trumbo è un grandissimo sceneggiatore, uno sceneggiatore americano che tra le altre cose ha scritto Vacanze romane e ci ha preso un Oscar. La cosa curiosa è che quando Trumbo prese l'Oscar per Vacanze romane, l'Oscar non lo prese lui, lo prese un prestanome perché era stato accusato giustamente di aver aderito al Partito Comunista Americano, era stato oggetto della famosa caccia alle streghe, era stato emarginato e per lungo tempo prima non poté scrivere e poi quando ricominciò a scrivere non poté firmare perché le sue sceneggiature venivano infilate un po' così di sotterfugio, perché era bravo a scrivere, ma non poteva figurare tra gli autori perché questo sarebbe stato un grosso problema legale per i produttori del film. Per cui, questo di stasera è l'ultimo film di Dalton Trumbo, che appunto è andato sul set, che scriveva le scene mentre si girava.
Qualche scena non la vide perché morì durante la lavorazione di un tumore ai polmoni. Lo stesso Ary Charrière morì di tumore ai polmoni poco tempo dopo la lavorazione del film e non lo vide completato. Quindi due morti illustri, due autori sostanzialmente letterari del film, del libro e della sceneggiatura, sono tutti e due morti prima di vederlo in sala. La sceneggiatura di Trumbo era stata completata sul set dal figlio Christopher Trumbo, che anche lui era sceneggiatore, che da un certo momento in poi, quando il padre si dimostrò più no, non più in grado di continuare a lavorare, insomma, di fatto ha subentrato per volontà del regista Franklin Schaffner. Su Trumbo trovate in sala in questo periodo un discreto film biografico che racconta tutta questa vicenda, racconta come sia stato emarginato in seguito all'accusa. Di nuovo, giusta, confermata di aver partecipato al Partito Comunista Americano. Ricordiamo che all'epoca il Partito Comunista Americano non era affatto illegale, era nato nel periodo in cui l'America e l'Unione Sovietica erano alleate contro Hitler, quindi molti avevano aderito anche in seguito alla crisi, alla Grande Depressione, eccetera, eccetera. Dopodiché, col nascere della Guerra Fredda, l'Unione Sovietica divenne la nemica acerrima degli Stati Uniti e quindi essere comunisti divenne improvvisamente molto scomodo, per cui ci fu chi aveva aderito legalmente a un partito che si trovò invece indagato per il solo fatto di aver espresso delle scelte che non erano condivise dal governo di quel momento. Trumbo, l'ultima parola, è un film con Bryan Cranston, protagonista di Breaking Bad, adesso in sala. Cranston è candidato all'Oscar come miglior attore protagonista per questo film. Difficile che lo vinca, visto che è schiacciato tra la concorrenza di DiCaprio per Revenant e Fassbender per Steve Jobs, però si vedrà nella notte degli Oscar, ma di cui parleremo quando saremo un po' più vicini a questa data. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato a questa diretta, grazie a tutti quelli che guardano Rai Movie, buona serata, ci vediamo domani dalla redazione di nuovo con un'altra delle moltissime, forse troppe, dirette quotidiane sulla nostra programmazione.